Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alessandro Chiappetta, che mi chiede di parlare del film del 1998 di Lars von Trier, Idioti, uno dei film più dogma della sua carriera. Dopo aver fondato il Dogma 95, appunto, Trier gira questo Idioti, macchina a mano, attori non professionisti, niente uso di fotografia esterna, niente uso di musica esterna. Questo Idioti, nonostante in alcune cose Trier stesso tradisca il suo dogma, è forse il suo film dogma più vicino che si possa trovare, insomma, nella sua filmografia. La storia, appunto, di questo gruppo di ragazzi, di questi giovani, di queste persone che si ritrovano in una casa di periferia per praticare, appunto, l'assurdità dell'idiozia, per rinunciare al controllo delle regole di una società che a loro sta stretta, però non seguendo le regole della pazzia, che sarebbe ben diverso, ma seguendo le regole proprio della tontaggine, della stupidaggine, proprio dell'idiozia. I nostri, infatti, oltre a fare ammucchiate varie, riescono a disturbare, diciamo così, assistenti sociali, vicinato, amici, rompono i coglioni nei ristoranti, corrono nudi per strada, insomma, un film molto strambo a livello narrativo, e così non sarebbe se non fosse un film del grandissimo Lars von Trier, che dimostra un'altra volta di essere comunque un genio, e qui ci tira fuori una pellicola assolutamente assurda e completamente idiota, come è idiota, appunto, il titolo del film. Ma idiota nel vero senso della parola, la stupidaggine dei personaggi, la tontaggine, il voler sembrare così rincoglioniti rende il tutto veramente interessante, proprio per mettere di fronte allo spettatore in realtà le magagne di una società che è più idiota degli idioti stessi che fanno finta di esserlo, e anche loro comunque non passano poi così bene. Trier ce n'ha per tutti, come al solito. Il film è veramente fatto di cinema puro, nonostante il cinema venga quasi eliminato nella sua forma più classica, per tornare a una certa innocenza che è stata perduta sempre di più, secondo il nostro Lars von Trier, da mega produzioni, effetti speciali e sovrastrutture che poco hanno a che fare con l'arte del cinema. Di riportare tutto alla sua essenza basilare è semplicemente un modo proprio per smuovere, perché poi il Dogma è durato pochissimo. Questi Idioti però è un film recitato benissimo, che, ripeto, nel suo sembrare così naif, nel suo sembrare così quasi tirato via, in realtà il film a una seconda, terza, quarta visione risulta impressionante, proprio per l'uso incredibile che fa Trier dei suoi attori, per l'uso incredibile che fa di una narrazione così spedita e assurda, e anche per l'uso incredibile che riesce a fare con una macchina a mano veramente mostruosa, un operatore di se stesso gigantesco, Trier. Insomma, alla fin fine è un film che provoca, e vuol provocare tutti, vuol provocare i critici, vuol provocare gli spettatori, vuol provocare i cineasti, vuol provocare tutti quelli che fanno del cinema la loro passione, e ci riesce, perché Trier è un provocatore nato, e veniva dopo Le onde del destino e altri film che avevano vinto di tutto, poteva continuare su quella linea, e invece il nostro ha deciso di buttarla completamente di fuori con questo Idioti, un film veramente folle che consiglio a tutti, un film imperdibile, per me un mezzo capolavoro, un Trier assoluto, che anche se già di 22-23 anni fa, nonostante avesse iniziato 35 anni fa Trier, comunque un Trier veramente imperdibile, anche perché qui mette in scena almeno il 50% del Dogma che ha fondato insieme a Winterberg e altri. Quindi un film assolutamente da non perdere, anche per capire come mai il cinema è cambiato negli anni 90 e qual è stata anche l'importanza di quel grande genio che è Lars von Trier, che a alcuni non piace. Io non so come si possa non amare Lars von Trier, e poi come essere un cuoco e non amare le lasagne. Insomma, qui siamo di fronte a un piatto prelibato che è Lars von Trier, che a suo interno ha appunto degli ingredienti incredibili come questo splendido Idioti, che non vi dovete assolutamente far perdere, perché è veramente un'opera, comunque sia poi l'idea che si ha sull'opera stessa, assolutamente originale ed unica.